Oggi abbiamo avuto l'opportunità di festeggiare Don Michelangelo Tavet per i suoi anni di insegnamento all'università, con la presentazione del volume che raccoglie gran parte dei suoi contributi lungo tutti questi anni di insegnamento. È stato per tutti noi un'opportunità di ringraziare il professore e anche, come è stato detto, di avere in lui una guida, un professore che è diventato adesso emerito, ma che certamente possiamo considerare una figura di rilievo dell'università. Il professor Tavet è stato uno dei tre primi professori stabili dell'università, che ha cominciato il lavoro accademico nel lontano 1984 e ha continuato durante tutti questi anni in cui si è fatto prima l'Ateneo Romano della Santa Croce con gli studi di ciclo istituzionale che lui ha intrapreso nelle materie bibliche e poi con la fondazione dell'università e la creazione dell'Università Pontificia, dove abbiamo anche fatto il Dipartimento di Teologia Biblica. In questo dipartimento lui ha lavorato non poco in diverse materie, specialmente la sua area di ermeneutica ed interpretazione dell'Antico Testamento. Bene, ringrazio molto l'omaggio che mi è stato fatto in occasione di questo come professore emerito. È stata una cerimonia molto bella. Anche io ho potuto esprimere il ringraziamento a tutte le persone che erano presenti all'università, a incominciare da San José María Escrivá de Balaguer, a cui devo il fatto della mia vocazione, di essere venuto a Roma all'insegnamento, anche al futuro beato Don Álvaro del Portillo, il quale ha voluto che io continuasse come professore dell'università. Dovrei dire anche al prelato attuale dell'Opus Dei, il quale grazie a lui mi ha incoraggiato molto nel mio lavoro nei diversi anni, ha ringraziato molto il volume che è stato fatto raccogliendo diversi articoli che avevo scritto, perché in definitiva questa collettanea biblica è una collezione di articoli che ho pubblicato in diverse riviste.